già. Mettiti pochino, non vieni. Annetta! Annetta! Annetta, benedetta ragazza, quando la si chiama non risponde mai. E se è stata attaccata di mia moglie, come la giornata la passa attaccata al telefono. Forse lei sta al telefonino, ecco. Forse dovrei avere il suo numero del telefonino. Ma non ce l'ho, quindi non la posso chiamare, quella benedetta cameriera. Annetta! Annetta, mi sono svolato per 3 ore, dove si sta? Da. Lo so, ma mi ha chiamato prima la signora. E lo so, e quando chiama la signora bisogna correre subito, io ne so qualche cosa. Era male che lo so dire. Annetta, hai visto per caso la mia giacca nera? Sì. Dov'è? È qua, ecco. Qua, no. Oh, io non ci vedo più. Gli ho riportato un bottone che stava per cadere. Hai fatto bene. Questa se tento di abbottonarla, cadranno tutti i bottoni. Vede che è giocato ultimamente, ah? Forse saranno i pranzetti che mi prepari tu, Annetta. Sai cosa facciamo da ora in poi? Da domani in poi faremo cucinare mia moglie. Con le sue pietanze sicuramente mi passerà l'appetito e perderò questo. Dai, porta, pancia il dentro, che così sa poco. È una parola, pancia il dentro. Stai ferma, cara, eh? Ma cosa fai? Solamente cerco di mettere la pancia in dentro in modo di abbottonare la giacca. Ma non ti preoccupare se la giacca sta svoltonata, tanto è di moda. Piuttosto aiutami a controllare se ho tutti i regali. Qui c'è la lista degli invitati. Ah, benissimo, allora c'è la moda delle giacche svoltonate. Però posso camminare così. Dunque, allora la lista, vediamo un po'. Ah, iniziamo, c'è qua una signora rosa. Ah, oh, Rosa, la mica Rosa. Che hai preparato, ecco, le rose? Rossetto. Labbra in astuccio d'archetto. Bene, e per il marito che cosa? Niente, è rimasto a casa con il raffreddore. Peggio per lui. E per il signor Bianchi? Per il signor Bianchi, ecco, una bella stilografica quasi d'oro. Come sapete, quasi d'oro? Placata, dorata. Però che idea, regalare una penna stilografica a un industriale, quello la sua corrispondenza la svolge tutta attraverso il computer, l'internet, non capisco. E gli servirà per firmare gli assegni. Oppure le cambiali. In ogni modo, c'è poi il signor Gerini. Gerini cosa prende? Ecco, un foulard di seta. Gerini con un foulard di seta. Per la moglie, un foulard di seta. Pure. E poi? Per la figliola. Un foulard di seta. Sarà come un distintivo di fattura. E poi che abbiamo? Abbiamo dunque... Il mio amico Maurizio. Oh, Maurizio, ecco, un portachiavi quasi d'argento. Placato, come la vedo. Alla signora Teresa, che regaliamo? Signora Teresa, una scatola di sigari. Fuma i sigari? A fare. Anche a farla. Speriamo di no. Poi abbiamo il dottor Pasquinetti, spero che tu lo abbia trattato bene il nostro dottore. Ma certo. E poi? Un portafoglio imitazione pelle. Però, potevi trattarlo meglio, quello non ci ha fatto pagare mai una visita il dottore. Peggio per lui. E tuo fratello Mario, che cosa? Mario, ecco, un paio di fermaporsi quasi... Quasi d'oro, capito? Tutto fatto, roba fatta per tutti. La tempegna cara invece rompa leva. Cos'è? Oro di sotto canale. E poi? Quel paio di orecchini che tu tanto ammiravi nella vetrina del nostro gioco. Oh, quanto sei caro! Grazie. Ecco. Sì, e per te lo sai che cosa? Che cosa sentiamo? Un orologio cronometro svizzero con cui tu facevi lavorare ogni volta che passavi dalla vetrina del gioielliere e dal canto. Facevo così tanto l'amore con quell'orologio che qualche volta nella vetrina troverò un orologio. Grazie, cara, mettilo da. Dunque, poi chi c'è? Ecco,
Beh, arrestano il signore e la signora Robello. Oh, che ecco, regaliamo. Due biglietti per frequentare gratis un corso di ginnastica per dimagrire. Ma cosa ti è venuto in mente? Regalare? Fare la ginnastica, signore Romero, che sono magri come due acciughe. Sai, avevo questi biglietti che avevo vinto la lotteria. Dovevo collocarli. E allora, abbiamo finito? Penso di sì. Non trovo nient'altro alla vista, vogliamo fare i conti allora? Sì, allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 11, benissimo, e noi 2, 13. Come? 11 e noi 2, 13. Cos'hai detto? 13. Ma tu sei pazzo? No, e so contare. Ma non lo capisci? 13 invitati a tavola, la notte della vigilia di Natale. Dimenticavo che sei superstiziosa. Non dire stupidaggini, io non sono superstiziosa. Ma il fatto di essere 13 a tavola è la più grande disgrazia che possa capitare. Oh, calma, non drammatizziamo. Vedrai che all'ultimo momento qualcuno degli invitati mancherà e non andremo più a tavola in 13, ma saremo in 12, in 11, in 10, secondo quanti ne mancherà. Vabbè, tu sei ottimista come sempre, vedrai che verranno. Figurati se si vogliono perdere un pranzetto succulento come quello che ho preparato a Netta. E poi anche a sbaglio. Chissà come dovremo fare. Signora, che cosa c'è? È arrivato il signor Mario, suo fratello. E ci mi sono denunziato, mio fratello. Fanno entrare. È il fratello. Oh. Si accomodi, signor Mario. Buonasera, buon Natale. Buonasera. Ma non avevi nessun impegno questa sera? Ne sei così pieno di impegni? Beh, questa sera ho lasciato tutti i miei impegni per trascorrere con voi la sera della vigilia di Natale. Hai fatto male? Fatto del mio, no? Potevi andare in uno di questi impegni, invece di venire qua. Mi sa che sei un po' nervosa, cos'hai stasera? Non ho niente. Dimmi una cosa, sei superstizioso? Io? Ma nemmeno per idea. Invece tua sorella lo è, e come, quanto, tanto superstiziosa da voler rovinare con le sue idee bizzarre la sera della vigilia di Natale. Non badare a quel che dice, Antonio, non so mai quel che dice. Ecco, io non so quel che dice. Piuttosto rispondi sinceramente alle mie domande. Tu partiresti di venerdì? Naturalmente. Non ti farebbe impressione vedere un gatto nero attraversarti la strada? Ma nemmeno per dire persone. Passeresti sotto una scala? Ma naturalmente. Allora penso che non ti farebbe né caldo né freddo essere in 13 a tavola. Oh no, cara sorella, questo no. Oh. Essere 13 a tavola, specialmente nella notte di Natale, può portare le peggiori conseguenze. Pensa che una sola volta mi sono trovato in un'occasione del genere, mentre ancora ci dividevano gli antipasti. Ci azzuffavamo tutte e ci ridavamo di santa ragione. Hai visto? Lo senti, eh? Lo senti? Più grande disgrazia incombe in questa casa. E come faremo? Come faremo? Sapevo se qualcuno si rompesse una gamba, Benedetto. Ma c'è lei augurare il male agli altri delle tue idee balorde, finiamola. Senti, Antonio, questa sera, pur di non essere 13 a tavola, io sono capace di invitare il primo che passa dalla strada, fosse anche un vagabondo ubriaco. Non intendo avere a tavola un vagabondo ubriaco. E piuttosto, guarda, mi sta venendo un'idea, ti voglio aiutare, cara, perché non inviti quella signorina, come si chiama? Quella che ha un nome come di salumeria, come si chiama? Oh, la signorina Salamina. Ecco, la signorina Salamina. Eppure, mi stai dando una bellissima idea. Non c'è caduta. La signorina Salamini giorni fa è stata abbandonata dal suo fidanzato, quindi sono sicura che a casa che si dispera, che piange, si strappa i capelli, accetterà sicuramente il mio invito. Bravo, bravo.
Bellissimo, non ho avuto la mia idea. Ottima carta, però non la metterà accanto a me a tavola perché il suo raffreddore del pieno mi farebbe passare l'appetito. Quello starnutisce continuamente. La metterò più lontano possibile. E allora, la rubrica, prendi i nomi. Ecco, ci penso io, non ti preoccupare. Ecco, la rubrica è nascosta tra i regali. Ecco. Dimmi il numero. Aspetta un momento, fammi trovare Salamini. 222 84 00 222 8 400 00 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
E ti volevo dire, perché non vieni a cena da noi questa sera? Tanto abiti così vicino che in 10 minuti puoi essere qua, eh? Omi? Oh, hai un impegno, eh? Anzi, più di uno. Come? Domani a colazione? E va bene, ciao. Buonanotte. L'umanità è proprio rivoltante. Una donna abbandonata dal fidanzato, invece di stare a casa a piangere, a disperarsi, no, è piena di impegni. E domani per giunta ce la dobbiamo sorbire a colazione. Tu soltanto, mia cara, io me la do al ristorante. Sei proprio insopportabile. Sei insopportabile. Tu starai con me a ricevere la signora. Signora! Cosa c'è? Sono arrivati i primi invitati, le faccio accomodare nel salone. Sì, sì. Da quella parte però, che non posso. E noi non siamo bene. Mario, fammi un favore, intrattieni tu i miei ospiti. Dai loro qualcosa da bere. Ma un piacere, sorella. Ti prego, Mario, anch'io. Vedi, vedi che Dio ce la mandi buona stasera. Ma però, tuo fratello, che esagerato, che Dio ce la mandi buona, tanto io. Che cosa vuoi che cada se andiamo 13 a tavola nella sera di Natale? Parola d'onore, Antonio, tu sei proprio un incosciente. Ma non lo capisci che cosa significa? No, non lo capisco. Non lo capisci che la disgrazia è già sono arrivati i signori Castagna per augurarvi il buon Natale. E che cosa vogliono questi qua? Anche loro ce l'hanno. Fagli entrare immediatamente. Subito, subito, subito. I signori Castagna risolveranno il mio pranzo di Natale. Le castagne aiuteranno mia moglie a risolvere. Signori, accomodatevi. Oh, guarda. Oh, è il primo. Un Natale, bellissimo. Bellissimo. Mai, no, mai disturbate. Infatti, avevo detto a mia moglie che sarebbe bastata una telefonata per fargli gli auguri. No, non mi sarebbe bastata preparando per la vigilia. Ma non sarebbe stato sufficiente una telefonata. Io ho insistito perché ho tanta voglia di vedere. Oh, che cara, come sei cara. Oh, anch'io ho tanta voglia di vederti. A proposito, perché non restate a cena con noi questa sera? No, io sono sicura che già avete preparato per un certo numero di persone. Ma no, c'è tanto di quel mangiare che basta per 20 persone. Ma se prima ci avessi invitato prima? Io non l'ho fatto perché pensavo che avreste passato questa serata con vostro figlio e la famiglia. Infatti, era questo il nostro piano, insomma. Sì, il nostro questo piano. Ma poi nel mio momento è successo qualcosa che non l'ha fatto realizzare. E allora restate con noi. Sì, ma poi abbiamo pure altri amici, capirete? Per amici amici date la preferenza a noi. Avete sempre detto che ci trattate come di famiglia. Dice bene, Valeria, dice bene. E gli amici si vedono nel momento del bisogno. Ma no, no, Antonio. Intendeva dire, ecco, intendeva dire che è un bisogno affettivo, ecco, perché quando si passa questa sera
bellissima in compagnia di carissimi amici come voi, tutto diventa più splendido, più fantastico, più unico. Ma tu, cara, mi confondi, così così un po'. Oh, brava, allora non c'è. Beh, se è così, se la vostra presenza può contribuire a rendere più bella la vostra serata. Ma certo, mi mancano come sono felice. Sono felice anche perché mi ammetto. Io non ho ancora detto che rimaniamo. Oh, ancora non abbiamo detto. Gli altri sono pure dei cari amici. Va bene, Guglielmo, non farlo così difficile. Lo sai benissimo che quelli sono così tanti che non si accorgeranno nemmeno della nostra mancanza. Ecco, certo, ah, c'è bene, figlia. Allora rimanete, vero? Sì, rimaniamo. Va bene, se proprio si ci tenete tanto. No, come sono felice, sono felice. Andate nel salone a bere con gli altri in Italia, modella. Vengo subito. C'è dello spumante, c'è dello spumante, c'è della magogna, c'è l'azio. C'è da montare. Antonio, il nostro pranzo è salvo. Sono proprio contenta. E adesso ci metteremo in tavola. Ci metteremo a tavola a mangiare immediatamente. È logico. Dimmi una cosa, stavo pensando, aspetta, pensavo al pranzo innanzitutto per ricominciare l'appetito. Ma poi pensavo, come la signora Teresa dottor così amica sei della signora? Ma nemmeno per l'idea, la conosco appena. Allora, tutte quelle effusioni, baci, carezze, perché? Capirai, ha salvato il mio pranzo. E poi se devi rispondere d'amore. Pronto? Pronto, sì. Oh, Maurizio, caro. Sì. No. Oh, mi dispiace, Maurizio. Che succede? Aspetta. Vabbè, non ti preoccupare, stai tranquillo, interessante. Riposati, non ti preoccupare, ci vedremo dopo. Buon Natale, caro. Ma che cosa è successo, Maurizio? Maurizio ha avuto un incidente d'auto, Maurizio. Oh, è andato a battere con la macchina con un albero. No. Ma a voi non ci ha fatto male, Maurizio. Però è andato dall'attoriere, dal meccanico, perché ha bisogno di aggiustare la macchina. Non credo che possa intervenire al nostro pranzo. Mi dispiace, adesso credo che dovrà rinunziare, va bene? Mi interessa poco. Beh. Vuol dire che saremo in 14. Il 14 il mio pranzo è salvo. Benissimo. Piegari, buonasera. Oh, dottore! Sono di là che bevono e si divertono e poi ve ne state qui soli soli. Stavamo venendo, dottore. Stavamo venendo. Controllare i legali. Vediamo immediatamente. Intanto io con do sommo dispiacere, me ne devo andare. No, dottore! Non posso rimanere. Oh, no! Giù c'è con l'automobile il signor Carloni che mi aspetta. Sapete, sua moglie aspetta un bimbo. E che c'entra bene? Io gliel'avevo detto che veniva a pranzo da voi. Così è. E il quinto un bambino che ha la signora a te. E perciò? L'ho assistita sempre io, sa? E mi dispiacerebbe se... Ma perché non mando un assistente, un altro dottore? Deve andare per forza lei, il dottore. Però signore, è questione di principio. Oh. L'ho assistita sempre io. Ho cominciato io la serie, e voglio finire più a fondo. Oh! Però... Tanto che me ne vado, se non mi dispiace, datemi il regalo dentro. Mi ha dato un portafoglio di pelle di coccodrillo. Oh. Mi ha dato un regalo di Natale, me l'ha dato. Portafoglio di pelle di coccodrillo, perdone, mi ha dato. Scusate, ma adesso che me ne vado, perché non mi dare il mio regalo di Natale? Mi ha dato un regalo al dottore, veramente, se no mi ecco. Basta così. Basta. Ecco, dottore. Un orologio cronometro svizzero. Una coincidenza, veramente, siete veramente due tesori. Sapete che faccio? Se la signora Carboni partorirà due gemelli, io me ne regalerò. No, mio fratello
numero l'ha desiderati per lungo tempo e basta così, Antonio. Sì, però lui non ha fatto mai l'amore con i fermaporsi. Ci pensi piuttosto che ritorniamo ad essere in tre, eh? Ci pensi? Ci penso. È proprio una disdetta, eh? E come farò? Come faremo? Senti, io vado dagli invitati perché mi sembra che magari mi sembra brutto. Quelli che cosa diranno? Che penseranno? Gli invitati li lasciamo soli. Vado, ecco, appena poi raggiungi. E lascia me qua nei problemi. E come faccio? Come devo fare? Che cosa devo escogitare per essere un 12 o un 14? Per 13 maledetti. Maddalena, ti devo portare. Ma che dice? Mi pare un po' troppo.
Io resto con voi. Salute. Antonio, accompagni di là, tu ti segni di qualche cosa. Vediamo. No, vediamo da me e io ritorno nei miei problemi. Come devo fare? Non c'è nessuno. Signora, c'è ancora stasera. Questa sera, accio per Natale, è una serata di inferno. Anche tu sei d'accordo. E lo sai perché? Perché siamo in 13. Ma che 13 e 14? Qui si tratta di un'accia cosa. Fuori, davanti al portone, vi è una macchina con dentro il signor Giancarlo, il marito della signora Rosa. Giancarlo, lei era a letto con la signora. Assieme ad una bella bionda. Oh, però. Signor Giancarlo, sempre come ubriaco. Oh, non so se è per la paura o per la rabbia che c'ha. Ma io non capisco, ma com'è possibile? Che cosa devo fare? Cosa devo fare? Sono cresciuta da solo, senza la bella bionda, mi raccomando. Anche Luca ci vuole oggi. Chissà che complicazione. Serena, è quasi mezzanotte, il pranzo è pronto. Ho paura che stanotte non si ceni. Non si ceni? No, perché? Sta venendo il tuo amico Giancarlo. Benissimo, così saremo contenti se si cena. Ma dove sono? Dove sono? Anto, ma dai, mi dovete aiutare! Non è vero che ero malato, non è vero che ero malato! Ho finto la malattia che sta accanto mia moglie per un paio d'ore. È cattiveria! Guarda un po', sapete com'è? Una scappatella ogni tanto va bene al matrimonio. Oh, non ti distrugge! La scusa è buona, Giancarlo, sai? Un innocente appuntamento con la mia segretaria. Innocente? Oh, te ne vado! E che possiamo fare per questo innocente? Dovrecina Rosa? Che io mi trovo qui da più di mezz'ora. Ma se stai venendo adesso? Oh, ho capito. Adesso visto. Ho capito. Sentiamo. Stavo esaminando alcune carte con la mia segretaria. Chissà quali carte esaminare. E alla fine mi sono accorto che veniva mia moglie verso casa. Conoscendo la sua gelosia, ho pensato di andare via subito. Giustamente ho preso la segretaria Q. Abbiamo fatto le scale 4 a 4. E le gambe non me le si interrompe. Tiriamo le bugie sulla sua auto. Ma avevo l'impressione che mi ha visto. Anzi, ci abbia visto. Oh, e mi sono deconvolta. Ecco perché vi chiedo di dire a lei che io mi trovo qui da più di mezz'ora. Con la vostra testimonianza, la vostra sincerità, lo crederà. Meriteresti che ti lasciassimo nei tuoi problemi. Veramente. Ma siccome voglio bene a Rosa e non voglio che soffra, faremo come dici tu. Falsa testimonianza. Ecco. Rosa! Cara, finalmente sei arrivata. Dove sei stata? È più di mezz'ora che ti aspettavo. Io! Piuttosto tu! Dove e con chi sei stata? Ma qui, in casa dei vostri amici. È vero. Infatti è arrivato subito dopo che te ne sei andato. Non è vero, l'ho visto 10 minuti fa e saliva su un'auto con una bionda. Ma mi hai scambiato per un altro, Rosa. Se noi ti diciamo che qua noi devi credere, Rosa. Ehi, non posso essermi sbagliata. Non posso essermi sbagliata, eri tu. È un terribile mal di testa. Il raffreddore. La febbre, dove è andata a finire? Ho preso un paio di aspirine, mi sono sentito meglio, sono venuto qua per stare con te. Ma guarda, non è vero, non ci credo. Ma non devi credere. Adesso andiamo a tavola. Siamo in quindici, andiamo a consumare un pranzo squisito. Andiamo, ragazzi. Mi dispiace, Maddalena. Non potrei nemmeno bere un sorso d'acqua. Mi rimanerebbe tutto sullo stomaco. Ma no, non... Andiamo a casa, faremo i conti. I conti potete farli qua, io investo tra voi. Sì, non posso essere ragionevole. Sono moribonda. Siamo in 13 di nuovo, ecco,
di vattene, vattene, da mangiare al circolo, da mangiare al ristorante da un amico, ma vattene, vattene, ti prego, farlo per la memoria di quel cagnetto che amavamo tanto quando eravamo con me, il povero Popò che ricorse, farlo per lui, vattene, vattene, lasciami, lasciami qui con altri 11 invitati, così saremo in 12 e il mio pranzo sarà salvo. Ti prego, vuoi che mi metta in ginocchio? Vattene! Ti salverò, Maddalena. Ti leverò dai tuoi complessi. Oh, che bravo! Andrò via. Lo sapevo che tu mi avresti aiutata. Sei buono, sei buono. Chiedimi tutto quello che vuoi. No, per il nostro amato Popò, il cui ricordo mi ha commosso veramente, io ti salverò. Me ne andrò via. Grazie. Ad un patto però. Che tu mi conservi la mia porzione di tacchino. Ma certo, non soltanto la tua, anche la mia. No, che non se la merita, perché non ha fatto proprio niente per aiutarmi. Va bene, Maddalena. Andrò via. Andrò vagabondando per le vie della città. Nella neve, nel cielo. Forse mi troveranno morto per terra, ma non importa. Per te, sorellina mia, questo è dato. Addio. Addio, grazie. E se vuoi ti faccio un funerale. Adesso ci mettiamo a parlare. Allora, Maddalena, è tornato il dottore, siamo in partenza. Metterci a tavola in 13.
Ebbene. Capisce, dottore? In 13. Sì, ebbene. Ma come? Non le dici nulla questo numero. Mettersi a tavola in 13 è la più grande disgrazia che possa capitare. La sfortuna cadrà sulle teste dei commensali che hanno osato pranzare in 13. Lo capisce, dottore? Tutto qua. E non le basta. Tanto clamore per una superstizione. Mi perdoni, Maddalena, ma io la facevo più religiosa. Ma che c'entra la religione, scusi, dottore? Ma la superstizione è contro la religione. Nessuno gliel'ha mai detto. No. O la vita frivola e le sue amicocchette gliel'hanno fatto dimenticare. Ma che importanza vuole che abbia di partire il venerdì o di avere la strada attraversata da un battonero? Nessuno! Si rassereni, Maddalena. Vada a raggiungere i suoi invitati di là che l'attendono, avanti, su. Quello che ti dice il dottore, avrei dovuto dirtelo io. Avrei voluto dirtelo io tanto tempo fa. Ma cara, non me ne ha dato mai l'opportunità, l'occasione. Ecco. Sai, Maddalena, a proposito di 13 a tavola, voglio ricordare che noi eravamo 9 figli. Con mio padre e mia madre 11 e con due vecchi siti che avevano con noi 13. Ogni sera ci mettevamo a tavola in 13. Attorno al desco ci confidavamo i nostri pensieri, le nostre attitudini, le nostre gioie, i nostri dolori. Insomma, per noi stare unito ogni sera in 13 era la cosa più bella e più meravigliosa della giornata. Tutto questo per tanti anni. Niente ci toccò, nessuna cosa, t'assicuro, era meraviglioso ogni sera sedere 13 a tavola. Dopo anni, si è rimasi in 12 per il fatto che un posto a capotavola rimase vuoto, quello di mia madre. Allora sì, che la tristezza aleggiò sulle nostre teste, sulla nostra casa, su tutto. E se qualcuno in quel periodo ci avesse detto che pranzare in 13 portava sfortuna, l'avremmo guardato con orrore. Ascolta, essere in 13 non ha importanza. Il numero delle persone non conta. È la loro attitudine, la loro disponibilità, la loro bontà e il loro modo di comunicare con gli altri, capisci? Ecco quello che volevo dirti. Cerca di convincere. Per sorriso e andiamo a casa. Grazie, dottore. Le tue parole mi hanno completamente guarita, sai. E quasi quasi mi vergogno di essere stata così sciolta. Con la mia superstizione stavo rovinando la notte più bella dell'anno. Grazie, dottore. Stai tranquilla. Non è mai troppo tardi. Non hai rovinato niente, siamo ancora in tempo. Basta girarci, andiamo dai nostri invitati e diamo inizio al pranzo. Andiamo. Abbiamo fatto i conti e i conti tornano. E dato che i conti tornano, sono tornati anche loro. Maddalena, il freddo era troppo intenso. Hai ragione, Mario. Mi dispiace. Il vaccino è già a tavola. Signori, il pranzo è servito. Permettetemi di ringraziare.
ringraziare il signor console che ha dato questa opportunità di essere a contatto con voi amici. Voi sapete, quelli che hanno seguito le nostre rappresentazioni, qual è il nostro, se mettetemi questa parola in inglese, verso il teatro e verso l'italianità. E quindi sapete benissimo che, come ho detto sempre, senza di voi il teatro non sarebbe possibile fare. Senza pubblico non si può fare teatro. E allora noi vi ringraziamo soprattutto per essere intervenuti, ringraziamo il signor console di nuovo che ci ha dato questa possibilità, ringraziamo anche il signor Liberati che ha aiutato in tutta l'organizzazione, in questa preparazione, e di nuovo ringraziamo soprattutto voi di essere intervenuti. Buonanotte.